per Urbino faccio questo e altro. Allora, bisogna presentarsi in Urbino, no, perché io ormai come urbinate sono un estraneo all'ambiente, perché l'ambiente di Urbino è il più eterogeneo che si possa immaginare. Allora, mi chiamo Enrico Ricci, classe 1925, poi ho lavorato come insegnante, ma nel contempo c'avevo i pantaloni corti quando ho incominciato a disegnare, a dipingere, a incidere tutto quello che riguarda il mondo dell'arte, e quindi ho lavorato accumulando tanto di quel materiale da far paura. Speriamo che il comune sia sensibile, che vi faccia una retrospettiva di tutto il mio lavoro. Per dire cosa? Per dire che è stato un lavoro molto impegnativo per me. Non c'è stato né Pasqua, né Natale, né feste comandato, solo lavorato. Allora dico che alla mia età, se la città mi vuol fare un riconoscimento, mi vuol dare un riconoscimento per la mia attività svolta da urbinate, perché gli urbinati, quelli che hanno fatto il mio mestiere, non esistono più, sono morti tutti. Quindi è una testimonianza che potrebbe servire alla città. Faccio un esempio, ignorato, non considerato per il lavoro che ho svolto. Se io penso ai riconoscimenti che ho avuto fuori da personalità grandissime, e beh, insomma, la città con me non si è comportata bene. No, è un fatto generale in Italia. In Italia, quando si parla di arte figurativa, di arte in genere, ci si riempie la bocca, no? Noi abbiamo il patrimonio più numeroso del mondo, ma non ce ne frega niente. In Urbino c'è gente che non è mai entrata al Palazzo Ducale, non sa dov'è la Casa Raffaello, io una volta l'ho potuto constatare. Ora capirai se possono provare interesse per uno come me. Insomma, non per niente Urbino faceva capo, ossia le Marche, da Ancona fino Urbino, facevano capo alla nostra città. Ma io ci avrei tante cose da dire che non so dove incominciare. Qui sono diventati tutti maestri e nessuno è maestro. L'arte non basta muovere la mano e fare dei scarabocchi, l'arte è una cosa troppo importante, troppo seria. Io dipingo perché mi piace farlo, non è che ho uno scopo. Naturalmente mi piace che il lavoro sia fatto bene, e vale a dire, fin quanto esiste questo interesse, per me il mondo ha un significato. Qualora finisse questo interesse, no? E questo può capitare alla mia età, non avendo più nessuna idea, chiudiamo baracche e burattini, che non serve più a niente, lavorare. Muovere la mano non serve a niente, insomma, mi spiego. Quelli della mia età, io mi ricordo quando ero ragazzo, per dire Ancona era come parlare di un'altra realtà. Non voglio dire se era meglio o era peggio, comunque noi ci siamo sentiti più romagnoli che marchigiani, questo è un fatto, no? Ancona non ha interessi, è impossibile che si debba parlare sempre del porto, delle scarpe, del pesce e poi gran finale con lo sport. Un assessore che riesca a individuare un critico d'arte importante, ma un critico d'arte da scegliere tra quelli che hanno dimostrato di avere delle grandi capacità. Non basta dire il tal pittore ha combinato, no, è meglio che chiuda. Perché è inevitabile fare dei nomi. Dopo, io di nemici ne ho molti. Ho poi
non entriamo in certi altri particolari perché ci sarebbe, è meglio chiudere a questo punto, si può chiudere. Esatto. Sì, oggi sì. Sì. Di solito si mette con stima, sono tutte balle, sono tutte, no? Io lascio una testimonianza e buonanotte. Grazie. Sì.